Amici dell'edicola di Mister Piero Gatto. Finalmente, mi mancava mezza spada, mi mancava. E Salvo Socce, non è morto, che una poco sa che dicevano. Finalmente sale Bitto, non è morto. Grazie, salve per qua. Questa è stata una settimana ricca di soldi. Quindi già neanche il tempo che sono uscito da casa, per influenza ho calpato una bella cacca così subito, piccolo, vai, cosa, vai, posto. Vai, vai, vai. Benissimo. Grazie a tutti quelli che mi vogliono male, che mi hanno dato la salute e la forza di essere qui lunedì, ma lunedì scorso, come avete visto, io avevo una faccia che sembrava uscire. Ma non è che è cambiata. No, vabbè, comunque sia, quella faccia dell'età non rimane uguale. Comunque, però, noi siamo qui e va bene così. Onestamente, grandi, intanto grazie a Giusy Bottone che ti ha tenuto compagnia e soprattutto testa. Con la sua cultura, intelligenza, professionalità, ma, onestamente hai fatto brutta figura accanto a lei lo volevo dire perché grazie. Cioè, hai sfigurato moltissimo. Grazie. Salve, cioè, si vedeva proprio la differenza di livello. Continua ancora a sfigurarti. Paone, non facciamo violenza in televisione, ti avessi chiesto di mano. ma questo accanimento terapeutico. L'accanimento terapeutico come il padre di Lo Gerfo ha fatto col proprio figlio durante tutta la nostra esperienza alla Palermitana, minchia la vacca. Speriamo che non ci sente, dai. Perfetto, adesso andiamo ad analizzare questa meravigliosa giornata di campionato. Intanto vi dico perché sono vestito così, perché per i più ignoranti questa settimana corre, diciamo, l'anniversario della scomparsa del più grande musicista degli anni 90, che è Kurt Cobain, come dici tu, quindi Kurt Cobain, leader dei Nirvana, quindi adesso oggi faccio un omaggio a lui, sarà tutta una settimana di omaggi a Kurt Cobain, quindi te lo dirò prima, quindi avrò cambio di abiti e cose varie, come se fosse veramente Sanremo, però tu rimarrai sempre uguale, sempre un albero di Natale d'inverno, triste, grigio, porco gatto. Scusa, io porco cane perché così nominiamo quelli che non ci sono, finché pure i presenti. Ne mancano. Ci mancano i nostri cani. Dobbiamo ricordateci poi i cani, perché i cani ci vogliono. La regia ha scaricato le quattro voci ogni tanto di cane, quattro abbai. Andiamo avanti. Piero, con cosa partiamo? Questo weekend io sono stato. Non è vero, dai, ho visto la partita. Hai visto, dai. Io onestamente volevo bleffare. Purtroppo le ho viste le partite. Purtroppo perché? Perché voi non vuoi, pure ho la febbre. Il pallone rimane nel cuore. Io partirei subito con Renato Maggio. Siamo entrati nel suo mese. Fra poco fai l'onomastico. Fra poco entriamo nel mese proprio. Ebbene sì, perché il Camarat si è preso questi tre punti con il Rocca che rimane nei guai. Caro Davide, come gioca il Camarat? Come gioca? Fa il calcio? Io ho detto, cioè, sicuramente hanno giocato malissimo. Ogni pallone che avevano, glielo buttavano dentro la porta. Intanto adesso il Rocca, ahimè, che ci seguono tantissimi. E noi salutiamo. Il Rocca che è l'Atletico Bilbao. Mi piace ogni volta dire questo è l'Atletico Bilbao della Sicilia occidentale. Veramente. Mi piace troppo. Non fa punti dopo la Palma, ma chi se punto non invece d'occhio. E quindi ora si ritrova. E quindi si ritrovano in piena zona retrocessione se non ci fossero i play-out. Quindi è penoso vedere una squadra che è stata in testa al campionato per una stagione intera. Hanno fatto 24 punti il giorno d'andata, 10 nel girone di ritorno. E quindi vediamo. 10 di cui praticamente 6 erano regalati, cioè 3 punti regalati San Sebastiano, 3 punti gli ha regalati la Palma. La partita bellissima hanno fatto con la Palma, che io l'ho vista, quindi. Quindi ora il Rocca è veramente inguaiato perché domenica ci abbiamo Rocca di Capileone, Mazzara. Quindi si giocano la posizione per i play-out, quindi che sarà Rocca di Capileone, Mazzara. Ecco, si gioca la posizione dei play-out. E te posso dire una cosa che ci sento a pelle. Dato che si giocano poi, si avrebbero lo scontro diretto nei play-out. Questa partita decide chi rimane, chi si salva. Secondo me chi delle due gioca in casa vince poi nei play-out. Sicuramente. Mentre dobbiamo fare i complimenti a Renato e ai suoi ragazzi che stanno coronando questo campionato fino alla fine,
hanno vinto una partita, comunque era insidiosa, perché il Rocca non è che andava lì a fare la guerra, perché gli servivano questi punti, e invece il Camarat li ha castigati. Quindi complimenti a Renato, complimenti al Camarat, e quindi si va a classificare come terza forza, perché dovrebbe... Bellissimo Michele Cavani! E mancava! Ah, ma io da piangere! Siamo con il pubblico! Un applauso al pubblico, un applauso! Beh, grazie, veramente, è un regalo meraviglioso! Ora mi sento a casa mia. Valerio, il caffè. Anna, poverino. Belli, grazie dalla regia. Meraviglioso. Grazie alla regia. Ogni tanto tu ci lo cuo per sentire. Mentre quando arriva pop cafone. Quindi andiamo avanti. Dobbiamo soffermare. Attenzione. Allora. Posso pure un foglio poi. Io però vi voglio dire una cosa. Se c'era qualcuno ritornato indietro nelle puntate che diceva che c'era una squadra che avrebbe vinto il campionato. Ancora. Domenica ci avete l'ultimo step, perché io me lo merito, perché sono stato con voi fin dall'inizio. Ci tengo a dirlo. Ma guarda. Ieri mi hanno chiesto, Piero, che cosa c'ha la Leonfortese, perché deve vincere il campionato la Leonfortese. E gli ho fatto, scusatemi, ditemi cosa manca alla Leonfortese. Lo stadio ce l'hanno, il centro sportivo è loro. Una grande squadra ce l'hanno, un grande direttore ce l'hanno, e comunque un direttore che in tutta Italia lo conosco, dietro l'angolo, non sanno qua. Hanno un grande allenatore, hanno un presidente che voglio dire, tutti i problemi del mondo può avere, ma tranne quelli economici, ditemi cosa manca alla Leonfortese per non vincere questo campionato. Hanno anche cose in più. Hanno pure tante altre cose in più, che però adesso ce ne vieni a raccontare tu. E allora, intanto io devo fare i complimenti a uno splendido pubblico ieri, che hanno fatto una cosa meravigliosa, gente civile. Perché prendi così, in regia abbiamo cose gigante. Mamma mia! Cose gigante. Cioè, mancano solo le donne. Arrivando. Quindi a Leonforte, io volevo ricordare ai signori delle forze dell'ordine che ci sono delle persone civili. Perché? Allora, mettiamo il bollino rosso, tipo con. Perché poi oggi arriveremo lì. Aspettateci al varco dove stiamo arrivando. Allora, devo dire alle forze dell'ordine che gli ricordo che a Leonforte ci sono delle persone civili. Io ho visto mille persone che incitano la squadra in una maniera meravigliosa. 300 famiglie, bambini sì, che hanno festeggiato. Però una cosa, il campo era assediato dalla polizia. Si giocava a Leonforte o in Crimea? Si giocava in Crimea, quindi campo nero. Ho avuto la sensazione di assistere alla partita di fuga per la vittoria. Cioè mancavano i tedeschi. Io non riuscivo a capire perché questo accanimento non terapeutico, proprio accanimento contro tutto e tutti. Perché c'era un ispettore che mancava solo che ci perquisiva. Perché non lo so, forse arrivavano e aspettava un pullman di criminali. Che l'ispettore Zenigata, quello che guarda, credimi, guarda, io sto parlando seriamente. Quello che ho assistito, dopo io non ci chiedevo, ma... Quindi Gianni non venne a pigliare. Stavo scherzando, ispettore! Ispettore Gadget, sia tranquillo! Non prendeteci così, c'è babbiano, mi! Sì, cioè, ispettore Gadget, e allora. Ma hanno fatto le perquisizioni? Non credevo ai miei occhi. Allora, siamo entrati e c'è un ispettore che ha cominciato a domandare la formazione di squadra, cui occava, perché siamo lì, non fate questo, non fate quello, perché... Niente, una cosa incredibile. Dopodiché c'è stata la partita. Aspetta, fammi finire. Se no non riesco a spiegarmi. C'è stata la partita, è finita. Abitualmente cosa succede a fine partita? Uno si saluta, eppure il gol era mio. Fai sospirare i pallona, fine di picciride, qualche polemica che ci sta. Questo è il nostro terzo tempo.
Ma invece no, perché arriva l'ispettore con un maresciallo, che state facendo? Che state dicendo? Non alzate la voce, devi di parlare che stiamo parlando. Aspetta, però possiamo raccontare proprio il fatto in se stesso. No, io voglio capire perché. No, allora, raccontiamo il fatto così, è giusto. Ah, il perché. Il perché. Allora, mister Pierogato giustamente era lì a vedere la partita da appassionato di sport, ma stava collaborando con Radio Fantastica. Radio Fantastica con Marsala. Di Marsala con Peppe Caruso. Che salutiamo comunque. Grande Peppe Caruso, ogni tanto antichi pubblicità, noi pure in televisione. Noi pure in televisione. E noi pure in televisione. E te le dire, qualche serata in discoteca insieme, mai, sempre da solo, con Donnone. Sempre malato. Sempre con Donnone abbracciato, fotografie, cose. Vabbè, non ci siamo capiti. Ma se sei sempre malato. Vabbè. Pubblico! Abbiamo un pubblico eccezionale. Vabbè, comunque, Pierogatto è stato contattato, diciamo, da Peppe Caruso per, durante la partita, per sapere come stava andando l'andazzo della stessa. E stava andando male, ovviamente, perché la Parma la stava perdendo. E nello stesso tempo doveva andare a scendere nella zona mista. Mi aveva chiesto Peppe se avrei potuto intervistare o Mirto o Muto. Vabbè, qual è un problema? Niente, ci hanno lasciato dietro la porta, non hanno fatto entrare nessuno, non stanno facendo entrare neanche Bino Abisso, chi c'erano i carabinieri che facevano l'apriporta, facevano gli uscieri, che no, ti erano sotto assedio, insomma, ma mi devi credere. Governo militare. Ora io voglio fare una domanda, io dico alle squadre di eccellenza, a tutte le squadre, se questo atteggiamento è per tutte le squadre. Ah, perché dobbiamo dire pure un'altra cosa, vero? Se per tutte le squadre, oppure è stato soltanto per il Marsala, perché io ero pure presente contro il Marsala, abbiamo avuto lo stesso trattamento, quindi io pensavo, vabbè, fosse il Marsala, perché c'è stato quell'episodio, quindi era il post casco. Era il post casco, e poi per la Palmon, quindi è stato fatto per Marsala e Palmon, o è per tutte le squadre così, quindi a tutte le società di eccellenza, su Facebook, sulla nostra pagina, fateci sapere se l'atteggiamento della polizia è sempre lo stesso, perché io voglio dire una cosa, e questa non è una prevenzione, questi sono pregiudizi, perché a completare di tutto, ci hanno pure scortato col il pullman con la macchina della polizia, e non c'era nessuno, perché a Leonforte sono delle persone per bene. Perché succede tutto questo? Perché la Leonfortese l'anno scorso ha subito 15 DASPO, e allora cosa ci hanno detto? No, lo facciamo per voi, minchia, se Chizzo ne fa un favore a Chizzo, fatelo per gli altri, non lo fate per noi, mi stavano arrestando, sa? C'era un ispettore, mi ha messo pure le mani addosso, la polizia, che sta facendo? Come si permette? Sto scherzando! La denuncio, come si permette? Tornato! E quindi, ragazzi, allora... Mi faccia vedere la patente, patente e libretto, ma lei anche se ha pure patente e libretto, ma... Mi hanno chiesto i documenti, quindi ragazzi, noi siamo per le forze dell'ordine, per carità, fate un servizio eccezionale, però non facciamo i protagonisti sono le squadre, e lo sport, e il calcio, e ieri ha vinto il calcio, ha vinto lo sport, ha vinto il meraviglioso pubblico di Leonforte, ha vinto anche una squadra che poi si è fatto, fammi parlare un attimino, della Leonfortese, che ha vinto una partita che può anche significare vittoria di campionato, ha vinto con i suoi trucchetti, hanno perso tempo, non dire trucchetti che non mi... Strategie di quelli... Scusami, Amone, tu stai vincendo la partita, tu, lei come hai vinto i campionati, tu li ho vinti pure io, lo sappiamo benissimo, è normale, devi portare stai riportando la barca in porto. Vuoi non vuoi qualche pallone non arriva, vuoi non vuoi quando stai a terra tipo tagli la rete, questa è bella. Ragazzi, allora, quando, questa è bellissima. Se dovete perdere tempo, tagliate la rete. Mandateci a qualcuno. Poi chiamate il segnalino e ci dite, guardi che c'è la rete rotta, e perdono una ricetta di 79. Questa è una cosa nuova. Quindi, questo è per quello che riguarda la cornice di Leonfortese Parma. Ma che la partita com'è andata? La partita è stata una partita comunque diciamo bella, tra virgolette, perché a Leonforte, ragazzi, pigliate provvedimenti con il campo, perché tutti si lamentano del campo della Parma, però ad averne campo in terra come la Parma e no campi
in finta erba dove sono solo zolle e si gioca veramente male, e gioca male anche la Leonfortezza, sì, attenzione. Sì, sì, no, quindi è... quando facciamo i campi, comunque mi hanno detto che stanno facendo un campo in sintetico per il prossimo anno, problemi di piccolo non ce n'è, quindi problemi. Quindi risolvete il problema, risolvete. Possiamo andare ad aiutare, allora, massimo. Io dico al sindaco di Leonforte, chiamate l'ispettore. L'ispettore, un po' di elasticità, perché il prossimo anno in Serie D non potete sequestrare le squadre a non parlare, a non fare pileta, a non fare niente, per carità, perché no. Significa veramente impedire alle persone di essere liberi. Io mi sentivo occia e dono, veramente, pareva la partita di relax detenuti con una squadra di fuori, quindi scoltate. No. Quella sporca ultima meta, come quando c'erano i secondi che giocavano. Quindi ragazzi, quella. Più che fu quella vittoria, quella sporca ultima meta. Quella è. Soltanto che invece di quindi, football si gioca. Sindaco di Leonforte, si chiami il questore e gli dica di portare gente al campo che sia elastica e che non faccia i protagonisti. Perché c'hanno pure riprese con le telecamere. Ma perché della, l'addio, perché forse c'era Dottor Reina, c'era... Sì, proprio avevano il telecamerino per vedere, dico, guarda, cose incredibili. 007, stai quindi, a casa. Bravi, bravi alla Leonfortese, non lo so se si vince il campionato, domenica ci sarà un partitone, Alcamo-Leonfortese, sarà una cosa spettacolare. Però potrebbe essere pure che ci andiamo. Quindi, grandi e bravi comunque alla Palma, che hanno onorato fino a ieri, comunque è stato superato solo da un rigore, che era dubbio, nel senso si poteva anche non dare, però... Per carità, ha onorato io penso tutto si possa dire di questa Parma, che se ci sei una squadra che ha onorato il campionato. Eccezionale, bravi ragazzi e bravi anche i 150 che sono venuti da Palermo. Questo è importante. A incitare mai, la squadra. Mai successo, lo dico perché ci ho giocato, mai successo a tutte queste persone. Quindi un applauso soprattutto a questi ragazzi che hanno seguito veramente bravi squadra. Bravi tutti e viva il calcio e viva Palermo e Santa Rosalia e sindaco di Leonforte si chiama solo questo lo parlo. E basta però minchia l'arteriosclerosi poi ti fissi nelle cose e basta l'abbiamo capito la cosa c'è dopo che cosa c'è scusa dove chi allora Brucculeri ha vinto Brucculeri vince 4-0 anche con la Folgore vabbè andiamo avanti bravi Mazzara, bravi veramente. Siete, buoni play-out, vedete di pigliarvi magari una posizione favorevole per vincere e rimanere in eccellenza. Ah, il prof Avari è risalita. San Giovanni Gemini questa volta dove è stato rincluso, nella torre. San Giovanni è andato a dare questi... Perché se l'è giocato. No, perché mi sto anche preparando perché... la caricata per l'ultima partita, per questo già incomincio a leggere tipo cose che già... No, anche perché il prof Avari ipoteticamente è salvo. È salvo perché domenica c'è Profavara e Folgore, credo. Ah, Folgore e Profavara. Quindi sono tre ipotesi. Sono tre punti per Profavara. Quindi Profavara è salvo. Un applauso per il Profavara che è salvo. Sicuramente. Sta un regista. Vabbè, comunque. Che regia, però. Allora. Tu senti mio. Quindi. Andiamo avanti e ci spostiamo on... il pubblico richiama a gran voce il protagonista della prossima partita è Mimmo Bellomo ma 30 punti vince 5-0 col San Sebastiano una partita non partita c'è un'altra cosa che bisogna sempre vedere se Mimmo ce la fa perché deve assolutamente prendere almeno un punto domenica perché sì. si rischia i famosi 10 punti del vero. Non fare i play-out perché se la Sanca Dalgese e lo stesso Profavara fanno 3 punti vanno a 40 e non prende punti 10 punti quindi, di stacco e si attacca al tram quindi il Sanca Dalgese il, con chi gioca? Va ad Alco vabbè Campofranco è salvo va a quindi Campofranco. Può andare a prendere i 3 punti il Profavara prende 3 punti e lui gioca a San Giovanni che deve prendere vedi? Il Raffadali è il retrocesso finisce Mimmo a Salovino vedi casati chiami ma che deve fare
Quindi, sì, diciamo, anche, quindi almeno tu si fa picchio ponte, sei tranquillo. Ma se lo prende, se lo prende. Se lo prende, se lo prende. A questo punto. Andiamo avanti, andiamo avanti. Lo volete un punto, gli fanno, dice, no, allora prendete Venezia. Non mi chiedo te, Massimo Lavardera, grande. Dai. Allora, andiamo avanti e proseguiamo con Riviera Marmi, Custonaci, Atletico Campofranco, una partita come sempre, era già scritta. No. 4-1. No, io ho sentito qualcuno del Campofranco. Vero. Hanno giocato bene. Giustamente finché dura benzina, addirittura vinceva il Campofranco. Vabbè, 10 minuti. No, è stata una partita strana comunque, però alla fine. Quando è finita la benzina, giustamente, okay, una squadra che non si allena e deve pagare pegno, e quindi il Riviera Marmi. Io lo adoro però questo fine campionato con questi ribaltamenti. Ma infatti. Da tigre del ribaltamento. E per quanto riguarda il Riviera Marmi non ha nulla da, perché non può arrivare ai playoff. Si sono mangiati il campionato. Anche a livello numerico non può arrivarci, che c'è un discorso di classifica, quindi pure che a vincere non ce la fa. Quindi per quest'anno, è andata come è andata. Quindi. Ma alla fine facciamo pure dimissioni là, perché questa è stata, diciamo, la settimana delle dimissioni. Anch'io ho fatto finta di mettermi all'edicola per una giornata. Vabbè, facciamo finta. Dai. Abbiamo fatto finta, mi sono accorto delle dimissioni di prima di Mazzara e poi di quello che verrà dopo. Ci possiamo. Questa è una bella partita. Dai. No, allora non la saltiamo, arriviamoci dopo. Basta. No. San Catanese Alcamo 1-2, l'Alcamo non molla, è sempre lì. Non molla, e adesso ho letto, perché non è, possiamo essere onnipresente, giusto? Ho letto che è stata una brutta partita. Di quelle che piacciono a Davide Campofranco. Una brutta partita. E comunque la San Catanese ha fatto di tutto per impedire all'Alcamo di poter giocarsi questo campionato, invece l'Alcamo bisogna dargli merito, bisogna dargli atto, che è andata a vincere un campo veramente. Bisogna dargli? Pieno atto. Che schifo, battuta, tagliatela, vi prego. Vabbè, dai, adesso, quindi. È l'augmenting. Quindi è andata a prendersi questi tre punti. Vabbè dai Piero, hanno fatto quello che dovevano fare, poi dentro casa hanno la chance della vita, domenica della vita. Quindi ragazzi, io dico ad Alcamo, San Catanese comunque la salva, cosa. Ma che cazzo se ne frega, andiamo, manco fai playout, andiamo a partite vere, dai. Andiamo all'ultima partita, vera, perché la posso ricordare. Ma tu lo sai, abbiamo letto quella lettera, che l'hai letta tu di ieri del capitano. Sì, cosa è successo? Che loro sono in autogestione. Allora, il Sera di Falco, io ho parlato con il mondo di Sera, ho fatto un'immersione nel mondo dei falchetti, quindi sono passato direttamente dal letto di casa mia dal mondo dei falchetti, ma tuffavo direttamente, ho messo le ali, ho preso una Red Bull, mi ha messo le ali e sono volato nei nidi dei falchetti. Sì, ce salvo. E come fa? Ho letto, diciamo, una lettera che ci ha postato il nostro amico Leonardo Burgio per metterci a conoscenza della situazione che si sta vivendo in casa Serra di Falco, dove in questo momento, diciamo, Leonardo è abbastanza, diciamo, scosso da tutto quello che è successo, perché veramente qua non si parla di gocce che hanno fatto traboccare il vaso, ma si parla veramente di un vaso che è stato riempito a secchiate d'acqua nel giro di 2-3 decisioni proprio nell'ultima settimana, quindi tra campo e robe varie. Diciamo, e la squadra, comunque sia, voi sapete che ha dato lui le dimissioni perché in questo momento si è allontanato da questo sport, e anche se noi in primis cercheremo di farlo tornare sui propri passi, certo. E voglio dire, tipo, di personaggi per bene ce ne sono pochi. Che Leonardo, t'annaggiamo Picapid. No. Ma quale capite? Vabbè, insomma, t'annaggiamo e ti teniamo con noi, quindi vai, E quindi c'è stata la lettera del capitano del Sera di Falco, che tra parentesi, oltre a essere uno dei, diciamo, delle figure importanti di questa ricostruzione nata sotto il dualismo Monti-Burgio, è uno dei ragazzi, uno degli, anche degli amici di Leonardo, un ragazzo che ha dato tutto e di più per questa maglia, e che comunque ci ha detto che sono in autogestione, sono presentati domenica in Borghese, non hanno mangiato insieme, ognuno con i propri mezzi, ne hanno voluto nessun tipo di assistenza da parte della società, da parte dei presidenti, che comunque siano sempre stati cordialissimi, anche disponibili anche in questo, però loro giustamente hanno condiviso le decisioni della società, però allo stesso tempo
è sembrato, gli sembrerebbe come rubare lo stipendio, non presentarsi e a svolgere il proprio dovere, per quello che comunque sia sono retribuiti, comunque hanno preso degli volevo impegni. Fare una premessa, una cosa bellissima che ha fatto Leonardo, che ha telefonato proprio di prima persona a, a Matteo Gerardi, dicendosi guarda che noi, i ragazzi stanno venendo, quindi non vorrei che tu magari pensi che noi non venissimo, quindi preparati, quindi questa è un'altra cosa che comunque... Sì, infatti, diciamo, ma comunque sì, anche questo, diciamo, per un fattore cordialità, un fattore è molto importante, quindi sicuramente... Comunque, alla fine io ti dico che sono contento che ha vinto il Marsala. Comunque è stata una bella partita. No, perché comunque è stata una grande prestazione dei Falchetti. Nel 92esimo venne lo sbaglierino. Però sono contento perché il Marsala con questa vittoria entra nei. Un gol era in fuori gioco. Vabbè, lasciamo perdere. Però dico, entra. Ma l'hanno detto i ragazzi di Marsala, non di Falco. Però vedi, quando ci sono queste cose belle, romantiche nel calcio. Il calcio giocato poi passa in secondo piano, vero? Quindi c'è questa cosa bella. Sono contento che ha vinto il Marsala. Sono contento che comunque i ragazzi hanno fatto questa bella cosa per il nostro calcio. Quindi è una bella storia. È una bella storia. Storia che alla fine. Però Piero mi lascia la mare in bocca. Eh sì, perché comunque vedi quando si vedono cose che. E quando il calcio è gestito da insomma, allora, io non è così, perché la posso io adesso no adesso mi devo levare tipo due mi devo levare due sassolini dalle scarpe. Allora c'è purtroppo quasi una specie di mettiti Skype, no voglio stare senza scarpe a cussi morremo affumicate. Lui vai, che dice vai. C'è un malcostume nelle zone di comando nella sala dei pulsanti di questa organizzazione che chiamiamo calcio, che sembra quasi quando ci sono delle persone che abbiano dell'entusiasmo, una voglia di investire attorno a questo sport, comunque sia sono per ragazzi che vengono non da un passato sportivo. Ma parliamo anche di Salvo Mazzara. Sì, vabbè, parliamo di tutta una serie di personaggi che per difendere, per sposare la causa. Deferito 6 mesi. Deferito. Dico, con tutto il rispetto, quando ci sono persone che vogliono investire, amano questo sport, in generale non parlo in questo momento di Leonardo Burgio, ma parlo anche di tante altre persone che sono venute in passato, o di squadre che sono state organizzate in passato e vessate da continue situazioni strane. Qualcuno se la vuole leggere con qualcosa in prima persona della squadra mia che di qualche tempo fa, la legga pure in quella chiave, perché non me ne vergogno, perché sono cose documentate. Certo. Quindi vorrei farvi soltanto un appello, se volete rimanere tra di voi a giocare, quindi vi fate vicepresidenza, copresidenza, sottosegretariato, vi fate di squadre di quartiere del vostro paese, giocate, fate il campionato di eccellenza. Ditelo subito, perché guarda, la fondiamo noi la nuova Lega, pure che giochiamo in mezzo alla strada a piedi nudi come si faceva un tempo, ma almeno viviamo un calcio pulito, un calcio diciamo giusto, tantomeno che giusto, equo, perché l'equità diciamo è in questa società che le fa della diseguaglianza i propri punti di forza, pure nel momento ricreativo dello sport, dove crescono i vostri figli per primi, mi sembra quantomeno fuori luogo farli... schifiare così i giovani, perché purtroppo il termine schifiare è l'unico che mi viene in mente. Grazie della vostra attenzione di tutti. Sì, signori in Lega, io vi saluto e ci vedremo presto, perché qualche cosa faccia a faccia devo dirla a qualcuno. Salvo, ma ti cinquennate, te lo dico. Ma a me ne butta niente, posso pure un chiorecchio, i pigli ci tiri Skype in la faccia, alla Fatina mo. Vabbè, dai, andiamo avanti. No, devo dire una cosa. Cosa vuoi dire? Che avevo dimenticato, è il discorso di Alcamo. Ecco. Intanto, nella... No, vabbè, qua siamo al manicomio, non iniziamo a dormire. Oh, ma come fare? Vabbè, dai. Ora, è normale una cosa del genere? È normale? Dai. Vai, continua. Tia, però beh, sottofondo mi piace. Oh, c'è chi sa di manager. Io ti sei manager. Vabbè, lascia che avvicinare. Comunque, nella trasmissione di lunedì, purtroppo abbiamo fatto non è stato una cosa un errore di venerdì. Non è vero, Giussi comunque abbiamo, si è subito ritrattato abbiamo detto erroneamente abbiamo fatto una battuta sui giocatori dell'Arco, di cui c'è un giocatore che io adoro, che è Gianluca Cardinale, che se vinne le partite
l'episodio di questo episodio dello scorso anno, voglio spiegare che cosa è successo. È che è stato frainteso. È stato frainteso. No, dai, ragazzi. No, era frainteso, anche che non è che il comunicato era molto chiaro. Allora, come il discorso, com'è? I delfini col becco, allora, scrivono il comunicato, perché i delfini hanno il becco, allora, scrivono il comunicato. Il discorso così. Com'è? Che l'anno scorso il Monreale, che è retrocesso, ha tirato fuori, un po' Kim Buindel, che cosa ha detto? Aspetta, che possiamo identificare... Monreale di Rosano... Esatto, identifichiamo i personaggi, perché dico... Sì, perché oggi è un altro... Oggi io è una, ci tengo, diciamo, a questo tipo di... A questo Monreale. È giusto, a identificare i personaggi, no? Ci tengo. L'anno scorso il Monreale di Rosano, che è retrocesso, ha fatto fuori, ha tirato fuori un... Aspetta, l'ho visto ieri. Un... No, ho visto ieri alla Mecoto. Allora, ha tirato fuori un discorso che non c'entra niente con il calcio, dicendo che, è un metro sexual, che l'Alcamo, non facendo presentare, non schierando la migliore formazione nelle ultime partite, ha falsato il campionato e quindi ha causato la retrocessione del Monreale. Un bordello incredibile. Cosa è successo? Che dei ragazzi sono stati sentiti dalla procura generale, quindi ci sente cosa hanno fatto i ragazzi. Guardi, noi non siamo più saliti perché l'Alcamo Picciolo non ne dava più, quindi noi, non pigliando i soldi come avevamo pattuiti, non siamo più saliti. Cosa succede? Perché si è scatenata un'altra cosa, perché i giocatori dilettanti non possono prendere soldi per contratto, allora, perché violano l'articolo, che adesso non mi ricordo qual è, che è scritto nel comunico, quindi a violazione dell'articolo 3, che sarebbe quella che i giocatori non possono prendere dei soldi. Ci deve essere comunque sia quantomeno, quindi, un contratto formalizzato di almeno 799 solo rimborso, solo rimborso spese. Quindi, avendo violato questo articolo, i giocatori sono stati squalificati perché hanno preso dei soldi dalla parte della società per tutto l'anno. Quindi, avere preso soldi della società si riferiva al fatto che stava cadendo un coso, quindi hanno preso soldi dalla società da questo punto di vista, non perché si vendevano i pettiti. Quindi Gianluca Cardinale e company penso che di avere dato una giusta spiegazione, quindi scusate se c'è stato un piccolo equivoco. Viva Palermo e Santa Rosalia, andiamo avanti. E viva Gianluca Cardinale, uno dei più grandi giocatori di questo campionato. Però ma fare un foglio Gianluca per domenica, quindi mettiamoci in movimento. Appunto, quindi si faccia sentire presto. Cosa abbiamo? Passiamo a questa promozione? Sì, sì. Amala, pazza promozione Amala. Amala. Che è successo? Ma io non credo che ci sia stato niente di che. Stravolgimenti? No. Non l'ho seguito. Guarda, io ho indovinato tutti i pronostici dell'eccellenza, tutti. E quindi andiamo avanti. Andiamo subito, partiamo direttamente. Il CUS Palermo perde 1-0. Non me lo casa. Questo l'ho sbagliato. Piero. Perché mi aspettavo che il CUS comunque si è messo un po'. Aspetta? Nei guai il un CUS, po', un po'. Si è messo un po' nei guai. Un po' troppo nei guai. Dove cavolo c'è la classifica? Perché abbiamo le nostre due squadre palermitane. 30 punti. Male mese. Andiamo al dettaglio, andiamoci piano, dai. Quindi CUS Palermo, Cefalù, 1-0 ha vinto il Cefalù, che comunque ha la garanzia del secondo posto e potrebbe, comunque il Pacheco incontrerà domenica il Carini. Quindi non è per cosa. Sì. Il Pacheco ha vinto il campionato già quando eravamo noi in trasmissione ad Alpa 1. Certo. Ha vinto già il campionato lì. Cioè, adesso dobbiamo festeggiare il Pacheco. No, tranne che il Carini non va a vincere a Pacheco. Però con tutto questo entusiasmo, però. Perché il Carini ora mezza squadra là. Perché c'ha una mezza squadretta, il Carini, che non è niente male. Non è che sono quattro cani. È il pubblico. Quindi non possiamo dire che il campionato sia finito. Siccome noi comunque sia, gli amici di Carini sono amici nostri. Onorano il calcio. Finalmente. Perché c'è gente veramente che onora il calcio. E scusa, quando sono queste cose di pure apprezzo sempre. Quindi ci sarà una partita ancora da giocare. Quindi Cefalù spera, se andate a prendere questi tre punti importantissimi per loro, per garantirsi la seconda piazza. Non è che è un cliente facile, arriva il Castellammare.
Cioè, lo deve vincere dentro casa. No, ma il dattilo non gioca più. E vabbè, comunque, non è che... Cioè, dentro casa ci va il Castellammare, però. Vabbè, ma non c'ha più niente. Non ha, non è una... Non se la gioca. Sì, se la gioca, però dai, se non ci sono le motivazioni. Tu lo sai benissimo da calciatore. Lo so, però sai com'è. Per me, si è garantito la seconda piazza. E ci sarà una bella festa a Cefalù domenica, e noi saremo pure presenti a Cefalù. Foglio! Che dobbiamo fare una cosa per il foglio, ci pensiamo. Un effetto con foglio. Il rumore della carta che vola, ci dobbiamo mettere d'accordo, dobbiamo mettere in porta, arriviamo sempre. Ma noi foglio allora, ecco, aspettino, foglio è alla grande. Quindi, niente, va bene, il Cefalù che si presta a fare questi playoff alla grande, perché vogliono andare in eccellenza. Vabbè, l'abbiamo capito, Minutella comunque, grande complimenti. Grande Minutella e grande tutta la dirigenza. Veramente, che hanno portato a termine veramente il progetto della stagione. Quindi, se non ci fosse stato questo Pacheco dal nulla. Pacheco. Castellammare vince 3-1 col Fulgatore, cioè Fulgatore vuol dire tipo fa punti solo chi pare in metana, questo punto. Ha vinto solo in casa del Pacheco e poi con tutti i pari in metana. Sì. Il Fulgatore come è? Scusami. Il Fulgatore è qua. Io non ci vedo. È play out. Il Fulgatore play out fine. È il Fulgatore, sì. Play out. È stato fulgatorizzato. È stato fulgoratizzato. Fulgatorizzato. Quindi il Castellammare si gioca nel posto, cioè, va a condannare il tiriamo lo sciacquone, e perché attenzione, qua rischiano, qua cioè quasi uno da Delfini accusa, si fa il play out. Si fa il play out con il Fulgatore, e il Fulgatore va a giocare fuori casa, viene a Palermo, e noi siamo tutta per la palermetana, tanto per nominare la nostra squadra. Quindi buona e mozza, andiamo avanti. Non lo so, fammi leggere, vabbè, sì. Che c'è sta luce. No, non ci ha abituato. Con Carini Montemaggiore 2-3, sì, se la sono giocata. Te l'ho detto che i ragazzi ci sono, quindi complimenti ai fratelli Cataldo, che finalmente sono fra i vivi, fino all'ultimo se ne stanno fottendo e saiocano con tutto, quindi bravo il Carini e bravo il Montemaggiore, che ha vinto. E quindi una partita che non aveva. Per questo non c'era Degna campi perché stava giocando, quindi è una partita che se la sono giocata, si sono divertiti, viva il calcio. Dai. Ma che sei proprio nazional popolare, sì, quando dici queste cose. Favignana sta sempre, sai chi? Carlo Conti, e chi si casinerà a Favignana per picchiare 7 gol. Cioè, Picciotti, allora, io capisco che è ma per logica, io capisco. Dai. Strasatti. Capisco che il viaggio non è tanto quello che dobbiamo affrontare noi. C'era una bella giornata. Si sono fatti questa però vacanza. Tantomeno andate a Favignana, sì, vi siete da fare un po' di mare. Dai. Cioè, ma questi 7 gol, però veramente senza dignità. Sì, dai, no, però, senza dai. Dignità. Però il Favignana si poteva spagnare. Cioè, 7 gol. Oh, i Picciotti vinno, mica, ma almeno dai. Ma fatti te, le pigliate il sole. Favignana sta bene. Bene, ha fatto un grande campionato. E comunque salutiamo qua a Palermo, però a voglio dire una cosa, salutiamo i ragazzi del Sasatti che salutano la promozione, e quindi il prossimo anno in prima categoria. Dai, andiamo avanti. Non parleremo più di voi, dai, per un anno non ci vedremo sicuramente. Poi cosa abbiamo? Ligni Trapani Pacheco. Il Ligni ha vinto, come io avevo da pronostico, questo partitone, e gliel'aveva pure detto. Allora, Pacheco voleva festeggiare in casa. Allora, il Ligny gliel'ha conservato, che all'andata ci fu la guerra. Bello, fra di loro. No, il Ligny è buono che ci serve un mezzo punto, allora non gliel'avrebbe dato. Ha giurato che vinceva la partita e ha vinto la partita. Tremenda vendetta. Quindi bravi a Ligny, complimenti, avete vinto contro la capolista e contro una grande squadra, avete dimostrato la virico in narone, come si suol dire. Ma non è che questo Pacheco quindi sta arrivando spontaneamente. No, il Ligny ha fatto veramente l'impresa. Quindi bravi, e ancora tengono vivo sul filo di lana questa campionata. Io onestamente, leggendo il risultato, ho detto, cioè, vabbè, il Pacheco vuole festeggiare. No, 4-3 fu una bella partita. Quindi complimenti. Chiama la Roma, chiama Mischino per Barbate, dai, il presidente Marino. Guarda qua. Allora,
Monreale Salemi. Il Foglio, come vogliamo, voleva si dimostrare, porta, diciamo, porta i suoi bene, effetti. Porta bene. La mia copertina parlava di un Monreale, di una stagione in chiaroscuro da rendere a colori. Finalmente, per la prima volta nella stagione, almeno un bel risultato pieno contro una squadra. E allora, che va, il 6-1 vale. Ma tu sai cosa è successo? No, non so niente. Guarda cosa è successo. Guarda, tu che ci fai, se io sapessi tutte cose, tu che facessi? Guarda, niente. guarda cosa è successo. Che domenica il Salemi gioca con... Con chi? Se fotte tu, Salemi, se fotte. Non abbiamo il Salemi. Non abbiamo il Salemi. Non ce l'ha. No, vediamo. Anna! Ma proprio che mi combini? Servizio scandaloso! Che mi combini? Se fotte tu Salemi per domenica. Prossimo turno. Vediamo turno, se è qua. Avanti. Salemi Ligni. Cosa significa Salemi Ligni? Che una delle due è fuori. Perché il Monreale va a consumare il fine. Chi va a consumare? Perché vincendo i Monreali. Christian, buon layout. Vabbè, ma chi se ne può fare la partita? Può vincere. Perché chi se ne può vincere? Però il Monreale si va a fare la partita contro i Delfini e vincendo il Monreale sono nei playoff. È una tra le due squadre, tra Ligny e Salemi, è a casa. Quindi neanche, questo, neanche con un pareggio riescono no, a fare. No, una delle due. Neanche col biscotto. Una delle due è a casa. Certo che sarà una partita interessante questa qua, perché quindi sembra tipo il gioco, ovviamente quando c'è la musica ci sono le tre sedie e poi due sedie e tre persone che girano, poi stacca la musica e tutti si quindi sedono. Io dico al Monreale, come si chiama sto gioco? Porca mia, dalla regia. Minchia, pure un regista maniaco. Non mi abbezzavano, pure un regista, vabbè. Una finirà la trasmissione, giusto, dai. Quindi, allora, sono contento per una persona però. Per questo Sergio Maggio, sono contento per una persona, io veramente, veramente sono contento per lui, perché è un ragazzo a cui, a prescindere che io voglia bene o meno, così con cui ci siamo affrontati diverse volte, mi ho sempre stimato, ma se questa stagione comunque sia arrivata il Monreale a finirla e a portarla in porto, scusate il gioco di parole, certo. È merito suo e anche della pazienza del presidente Diminica. Grande Giuseppe Diminica che non ha assicurato nessuno. Sì, io ai ragazzi dico nulla, perché se loro entrano nei playoff... Ma secondo Salemi è una risposta tosta. È una risposta tosta, ma spero che comunque sia le risposte ricominciano ad andare dalla prima partita dei playoff, perché onestamente rendere dei complimenti a una squadra doveva strapazzare il campionato. Comunque, non è mai troppo tardi. Vinciamo questi playoff e siamo in eccellenza, quindi... Con questo mi pare. Ma non abbiamo più partite. Non ce n'è più. Vero mi dici? Ma sicuro? Non è che non abbiamo parlato di nessuno. Vero? Allora, io lo vedi qual è il problema. Perché poi Christian. Non c'è più nessuno. Poi Christian. Christian, ci vorrebbe qualcosa di pompiere, un po' di fuoco. Qualcosa dei pompieri c'è. Qualcosa dei pompieri volevo dalla regia. Il saccio, qual è la sirena dei pompieri? Ma che ne so. Ora ci pensano niente. Io so, quando ci sono domano sirene scappo, quindi non lo so, manco mi giro. Allora, dobbiamo parlare del... ragazzi. Allora, il Cardinal Pompiere, Cristian, poi dicevo, giustamente poi ci parlo e quello si incazza, dicevo, vire Piero, manco volevo parlare della mia, no, Piero è Pedro che non ce ne vado. Ecco. Questo è per te, Christian. Questo è per te, Christian. Dai. Però te la posso dire una cosa. Che ti cioè, con tutto il rispetto, ma cioè, una serata a perdere. Io non me l'aspettavo. Cioè, bastava un punto. Bastava un punto per essere quantomeno tranquillo e giocare. Ma forse non andare a vincere comunque. Comunque, ci stava, io l'ho votato che il Real Calcio comunque avesse vinto questa partita, perché in casa si è giocato questo jolly che aveva e l'ha vinto, quindi comunque complimenti al Real Calcio, comunque la partita di campionato era partito per vincere il campionato, comunque si è salvata e quindi rimane in promozione e quindi il prossimo anno vedremo cosa combinerà con l'esperienza di quest'anno. I Delfini, ahimè, hanno un fine, ce l'avevano fatta, che avevano fatto un filotto grazioso nelle ultime partite. È un peccato. Invece si devono andare a giocare questo partitone col Monreale
Vero, fanno partire i play-out, non cominciamo mica a rompere le cose. Il calcio, dai, finché che non finisce la partita, sì, non puoi dire che il morto è morto, quindi... Sì, però comunque sia, sì, penso consato un non tavolo di vabbè, in questo dai, momento. Comunque. Allora, detto, abbiamo detto tutto, questo scintillante, spumeggiante, incredibile lunedì dell'edicola avvolge al termine. Un saluto come sempre, un ringraziamento al mio compagno di avventure di vita, mi è mancato sangue, me la mia vita. Mi è mancato tantissimo durante le mie nottate mezzo guiccato, lui mi ha telefonato sempre, è stato vicinissimo a me. Io ho pure il pannolone che ho cambiato. Sì, mi avevo... la pasta di fissa. Si informava terribilmente, ma vabbè, io sono stato sempre con lui lo sa perché è inutile. Questa è l'edicola di Mister Piero Gatto. E Salvo Solci sempre con noi. Signori, da Canale 8, vi vogliamo bene, seguiteci ovunque, in diretta, in streaming, quando cavolo volete voi. Noi sempre e comunque saremo qui a distruggere le uova del paniere della federazione. Signori, a venerdì per i pronostici. Amici, ciao a tutti da casa. Ciao.